Questo programma è offerto da da Daniele Emanuelli, benvenuti al 12° appuntamento in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la 12° giornata del campionato di Serie D, girone D, in verità un turno infrasettimanale che ha visto per la prima volta il Rimini approdare in vetta al torneo. Complimenti davvero alla formazione di Simone Muccioli, ma adesso con la collaborazione di Romagna Sport andiamo a vedere risultati e classifica dopo l'ultimo turno. Coligiana Correggese 2-1, Imolese Sansepolcro 4-0, Lentigione Rimini per l'appunto 1-2, Mezzolara Aquila Montevarchi 2-2, Romagna Cento Sporting Trestina 3-1, San Maurese Pianese 1-0, San Giovannese Castelvetro 1-3, Tutto Cuoio Forlì 1-0, Vigor Carpaneto Fiorenzuola 1-1, Villa Biagio Sasso Marconi 4-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che dicevo prima si fa interessante soprattutto per i colori biancorossi. Al primo posto infatti troviamo proprio il Rimini a quota 27 in coabitazione con Villa Biagio e Fiorenzuola, segue l'Imolese a quota 23, Lentigione e San Giovannese a 21, Romagna Centro e Aquila Montevarchi a 20 punti, Forlì 16, Sasso Marconi 15, Tutto Cuoio 15, Pianese 14, Sansepolcro, Colligiana 13 punti, Carpaneto 12, Castelvetro 11 insieme alla San Maurizio, Mezzolara 10, Sporting Trestina 10, Correggese 6 punti. Andiamo a vedere adesso il primo servizio di questa puntata dedicato ai gol del girone. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Record di gol, ben 31 nella 12ª giornata del campionato in Serie D, girone D, che ha visto lo sbalzo in vetta alla graduatoria del Rimini che raggiunge la coppia Villa Biagio-Fiorenzuola. Ad Imola, i rossoblù di casa vivono un pomeriggio da leoni, travolgono il Sansepolcro per 4-0 grazie alla rete in apertura di Ferretti. Il raddoppio arriva per opera di Belcastro alla mezz'ora, mentre i giochi sono già finiti a 42esimo del primo tempo per la terza rete firmata da Garatoni. Nella ripresa, Cali Poca al 69esimo, Titone. Vince anche Romagna Centro per 3-1, Tola apre le danze al minuto 35, nella ripresa lo russo Filmer Bis, prima che nel finale ci sia un botta e risposta con la marcatura di Pier Federici giunta al 91esimo e la rete della bandiera di Mancinelli giunta al 94esimo. Vittoria di misura invece per il Tutto Cuoio sul campo del Forlì per 1-0, match winner Pacagnini al minuto 68. La Colligiana conquista 3 punti a domicilio dopo la sconfitta con il Rimini, non senza soffrire, Correggese che sbaglia un rigore ma passa avanti al 58esimo con Presizze. Pareggio di Puca al 73esimo, autorete sfortunata per lui, invece il gol vittoria arriva ad opera di Bigon al minuto 83 con una spettacolare rovesciata che manda in delirio il pubblico amico. 4 reti tra Mezzolara e Montevarchi, padroni di casa avanti con Tomasini al minuto 46, immediata la risposta ospite 60 secondi più tardi dal dischetto Rossetti fa 1-1. Altro botta e risposta nello spazio di 5 minuti, Mezzolara nuovamente avanti con Sacca al minuto 63, Rossoblù invece nuovamente al pari con Donatini al minuto 67. Vince di misura la San Maurese, Bonaldi al 55esimo regala finalmente una vittoria scacciacrice ai padroni di casa. Cade clamorosamente in casa la San Giovannese che va sotto dall'angolo con un colpo di testa di Bertozzini. Passano 10 minuti e il Castelvetro raddoppia con Ghizzardi che compie una discesa fenomenale, porta a spasso la mezza difesa di casa infilando il numero 1 avversario. Rientra in partita la San Giovannese con Jukic direttamente alla bandierina con un colpo di testa, ma la rimonta viene spezzata dal Trise firmata da Pittarello al minuto 85. Gol che arriva dagli 11 metri.
Stoppata anche l'ex capolista Fiorenzone da un Vigor Carpanito in grande forma. Gli ospiti soffrono dannatamente e vanno sotto con Giacomo Rosso al quarto minuto. Gran gol il suo, stoppa il pallone e volè che non lascia scampo all'avversario. Ma nel finale, al 93esimo, Cestaro ristabilisce la parità in campo, permettendo ai suoi di mantenere il primato. Si diverte Villabiaggio con un Sasso Marconi che regala solo la delizia di Noselli. Padone di casa avanti con Cardarelli già al 18esimo da calcio di rigore. Raddoppio dello stesso Cardarelli 10 minuti più tardi. I protagonisti del match vittorioso di Forlì si ritrovano sul tabellino marcatori perché alla mezz'ora è Bruno Alessandri a centrare il tris. Nella ripresa, pera di Noselli da calcio piazzato e gol bandiera del Sasso Marconi, prima che Cardarelli, dopo aver sbagliato un penalty, si lasci perdonare, siglando dall'angolo di testa la sua personale tripletta al minuto 85. Domenica si torna nuovamente in campo. Gol più bello di giornata, premiamo lo stop di Rossi del Carpanito, non so volei che spedisce all'inferno in Fiorenzuola per più di un tempo. Dietro la lavagna, l'intero reparto difensivo del Sasso Marconi. 4 gol in un mercoledì storto ci possono stare, ma il secondo gol, seppur per bravura di Cardarelli, andrebbe evitato. Difesa letteralmente in bambola. È stata una vittoria importante quella del Rimini sul campo del Lentigione, una delle corazzate di questo girone che ambisce alla vittoria finale. Una piccola Cenerentola, se così vogliamo dire, supportata dal gruppo dell'Imergas con l'ex imprenditore del Modena Calcio, ma una vittoria fondamentale per il Rimini che finalmente ottiene il primato in classifica. Rivolgiamo nuovamente i complimenti alla squadra di Muzzoli, ma andiamo a vedere per l'appunto la sintesi. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Il Rimini si conferma una macchina da guerra in trasferta con 16 punti su 18 a disposizione, volando in vetta alla classifica, quota 27 punti assieme a Villabiaggio a Fiorenzuola, respingendo inoltre l'ambizione di primato dell'Intigione, ora meno 6 dai biancorossi. Il Rimini sfoggia forza e mentalità da grande squadra, vincendo 2-1 lo scontro diretto con il Intigione, grazie alle scelte di Muccioli, 3-4-1-2 più prudente con Ciccarevic a seconda punta e Ambrosini nel ruolo di terminale offensivo. L'ex molese ritrova finalmente il suo ruolo ideale da spettacolo e il suo calcio di punizione in avvio che sbatte contro il palo, forse con leggera deviazione di spugna. Mai miracolato come in questo caso. Ma se di Santi si parla, dall'altra parte c'è San Francesco Scotti, portiere super quando respinge il tiro di Pandiani in prima battuta e provvidenziale nel chiudere successivamente su Mammetti, già pronto per la deviazione in rete. Dopo la fase di stallo, Pasquini innesca Ciccarevic, velo di quest'ultimo inserimento di Ambrosini, che fa 1-0. Diagonale chirurgico che batte l'estremo di casa, che davanti ad Ambrosini non aveva fatto forse i conti con l'estensione di garanzia in quanto d'acqua calda, doccia fredda per il Lentigione, come non mai. 1-0. Lentigione che non ha immediata reazione, c'è da dire che la squadra di Zattarini gioca un buon calcio e che rappresenta una bella realtà del calcio odierno. Qui, in questo caso, dal cross su di Masini arriva l'incornata vincente di Mammetti, ma l'arbitro annulla per fuorigioco come da replay. Nel finale è superlativo Spurio, prima a respingere una conclusione ravvicinata di Ciccarevic e poi sul proseguimento dell'azione quando Ambrosini, come da domenica precedente, vuole in acrobazia cercare i gol del mercoledì santo, ma Spurio risponde nuovamente presente. Nella ripresa i conti con l'Immergas deve ristabilire i Rimini quanto Ferrari viene lasciato libero nell'area piccola per colpire di testa e infilare Scotti. 1-1 è ristabilita la parità in campo. Anche in questo caso godiamo nuovamente del replay fornito dalla regia. Ancora brividi in area biancorossa, leccate da Ferrari, l'attaccante Sabe Mammetti che conclude al lato malamente. Le sostituzioni a questo punto del match la fanno da padrona, forze fresche schierate da Muccioli, però in questo caso giù a pecca di precisione, lanciando Pandiani che si invola verso la porta avversaria, poi conclude con un tiro a giro fuori di un nulla. Nel finale, proteste locali per atterramento in area di rigore di Mazzavillani, ma il tocco pare essere netto, come ci dimostra il replay. Il neo entrato Bonaventura, partito inizialmente dalla panchina per problemi fisici, non tradisce l'appuntamento con l'ennesima per la stagione, dal descritto Fedaspurio portando i Rimini in cima alla classifica. Ora sì che si può parlare di consolidamento, permettetemelo, perché questa squadra ha la forza e la possibilità di consolidare questo primato e per una volta Muccioli ha il diritto di alzare anche il dito medio verso di noi, verso la critica, verso il gioco e verso altre polemiche, poiché nel calcio quello che importa è la regola dei tre punti.
dopo tutto il silenzio, che nascono le grandi vittorie, per buona pace di tutti. Allora, ben ritrovato caro Rimini, vetta la classifica e buon proseguimento di campionato. Dopo la sintesi passiamo ad ascoltare le interviste del dopogara. Iniziamo dall'allenatore del Lentigione, Gianluca Zattarini. Mamma, voglio andare al Mucho Mass. Mucho Mass è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mass, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Mister Zattarini, una sconfitta che brucia questa. Sì, per come è andata sicuramente sì, gli episodi sono stati sfavorevoli. È un momento un po' così che è un po'... E gira un po' storto, però dobbiamo stare belli uniti, mancano ancora tante partite, dobbiamo lavorare tanto e quindi far passare questo momento sperando di recuperare anche qualche giocatore e andremo a prepararci bene per la partita di domenica. Le note positive, loro hanno attaccato subito forte, voi avete preso le misure e avete anche retto. Il secondo tempo avete messo in difficoltà, il cambio di sistema che lei ha attuato ha creato un po' qualche scompenso a loro, il gol ne è testimonianza. E poi quando sull'1-1 abbiamo visto, l'impressione è stata che ci credevate voi forse al vantaggio questo, quel punto lì. Ma sicuramente sì, primo tempo potevamo fare meglio sotto tanti aspetti, sotto il duello uomo contro uomo, sotto l'aspetto qualitativo delle giocate, e quello sì, anche se abbiamo avuto delle occasioni importanti anche nel primo tempo. Non so se il gol di Mammetti poteva essere fuori gioco, non lo so, però nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, siamo stati bravi a far gol subito e abbiamo avuto diverse situazioni da potergli fare anche il secondo. Poi nell'episodio del calcio di rigore non chiedetemi perché ero lontano e quindi non mi permetto di giudicare. Una partita combattuta quasi di categoria superiore è sembrata per il ritmo e il livello anche del gioco. Ci sono 6 punti di differenza secondo lei? Secondo noi no. Ma sai, l'unico rammarico, un dispiacere che in questo momento sai, non avere la rosa al completo, avere dei giocatori importanti fuori e giocarsi certe partite con squadre importanti che magari stanno anche bene e non avere tutta la rosa al completo, un po' magari lo stiamo soffrendo, però speriamo un po' alla volta possano rientrare e magari qualche risultato positivo ritorneremo a farlo, quello sicuramente. Un'intervista molto interessante, quella riservata dal nostro collega di Lentigione al tecnico del Rimini, Simone Muccioli. Andiamo ad ascoltarla. Mister Muccioli, tecnico del Rimini, al termine di una vittoria molto importante per voi, una vittoria che vale doppio contro un avversario che non ha mai reso le armi quasi. Ma sì, una vittoria da 3 punti, su un campo difficile contro una squadra accreditata da tutti per giocarsi questo campionato fino alla fine, sia per gli investimenti fatti che per comunque sia il blasone della società. Noi siamo venuti per giocarci la partita a viso aperto, credo che insomma si sia visto subito e soprattutto nel primo tempo, quando secondo me insomma abbiamo quasi giocato soltanto a una porta, quindi venire in casa di una squadra del genere e imporsi nella maniera in cui ci siamo imposti nel primo tempo credo che sia un atteggiamento da squadra vera, e quindi sono molto soddisfatto e contento soprattutto per i miei ragazzi. Sì, soprattutto verso la fine del primo tempo avevamo preso completamente la partita in mano, avendo 5 o 6 occasioni negli ultimi 5 minuti, soprattutto con tre belle parate del portiere. Secondo tempo, insomma, comunque insomma, veniamo qua, non è che possiamo pensare di non soffrire l'avversario, un avversario così forte con giocatori così importanti. Hanno cambiato modulo e noi avevamo Righini che non era più in condizione di continuare, ma ha voluto provare. Loro sono partiti subito con i due attaccanti più il trequartista, con la difesa 4, con Falconieri che si apriva a destra e ci ha messo in difficoltà, perché credo che in questa categoria sia un giocatore molto importante. Non siamo stati abbastanza bravi a capire il cambio, a scalare sul terzino, hanno messo questa palla e poi insomma Ferrari è stato bravo ad anticipare il nostro centrale, però insomma penso che prendere un gol
a freddo in quella maniera dopo il primo tempo che si era fatta, se non sei un grande gruppo, una squadra vera, rischi di afflosciarti o di scioglierti. Noi invece ci siamo sistemati, ci siamo riorganizzati e poi abbiamo cercato di lavorare per andare a vincere questa partita, perché noi oggi la volevamo vincere, non eravamo venuti per accontentarci del pareggio, e alla fine credo che siamo stati giustamente premiati. Nel finale, al di là degli episodi più o meno contestati, si può dire che lei ha visto che qualche suo giocatore era un po' stanco ed è riuscito, ha fatto molti cambi proprio per cercare di rimanere e chiudere la partita dal punto di vista fisico all'altezza della situazione. Ma diciamo che Arighini e Pasquini sono stati sostituiti proprio per dei problemi fisici. Sì, dopo comunque ho visto che insomma, comunque in tanti abbiamo giocato anche domenica. Infatti oggi voglio fare i complimenti più sentiti, più grandi a due ragazzi, di Stefano e Dormi, che oggi hanno debuttato. Entrare in una partita così complicata, così difficile, contro un avversario forte e con una fisicità completamente diversa dalla nostra, e avere un impatto del genere, credo che bisogni soltanto fargli l'applauso, e testimonia il fatto che tutti stanno lavorando ai 2000 orari, tutti i ragazzi, anche quelli che hanno trovato poco spazio, ci danno una grandissima mano sia durante la settimana, perché nessuno si risparmia e quindi riusciamo a mantenere una qualità di allenamento molto alta, e quando vengono chiamati in causa si dimostrano sempre pronti. Quindi io posso soltanto ringraziarli e da stasera iniziare a pensare a domenica, perché è un campionato dove fino a questo momento non ci ha dato tregua. Il prossimo avversario del Rimini di domenica prossima nel 13° turno sarà il Mezzolara, una squadra che aveva avuto qualche difficoltà in questo inizio di campionato, pian piano si è ripresa, ma andiamo a gustarci adesso la sintesi di ieri tra Montevarchi e per l'appunto Mezzolara. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a aeroporto Fellini. Orfano di Essoussi e Lischi, affaticamento muscolare per entrambi e con Migliorini ancora out per un virus influenzale, il Montevarchi trova un punto d'oro nel pomeriggio assolato e poco padano di Budrio con il Mezzolara. Buoni il risultato e la reazione dopo le reti dei Felsinei trascinati dall'ex rignanese Matteo Sacca, ma il primo pari esterno del torneo segna un passo indietro sul piano del gioco e della prestazione per l'Aquila. Subito avanti i padroni di casa con Melli che impegna a terra Pellegrini. Al settimo Sacca espira e Dongellini spreca sotto misura. Arranca il Montevarchi, al 12° l'imprendibile Sacca in fuga calcia alle stelle il possibile vantaggio. Non cambia il copione sull'asse Sacca-Dongellini, il Mezzolara non trova il gol per un niente al 14°. Si scuotono per le urla di Rigucci gli Aquilotti e Capitan Mannella conclude finalmente in porta al 16°. Prima del riposo, in un primo tempo che si placa nei ritmi, un tentativo di testa dei rossoblù con Tomassini e dopo l'ennesimo guizzo di Sacca, i due Gorini combinano senza esito sotto porta. La ripresa è esplosiva in avvio. Sacca, chi altri, conclude in diagonale. Pellegrini ci mette una pezza ma è battuto dal tap-in di Tommasini. 60 secondi e Biagi è steso in area. Giaccaglia di Iesi, non ha esitazioni, concede il rigore che lo specialista Rossetti trasforma per l'1-1. Non mollano i bolognesi a caccia del primo acuto interno e al 18° si riportano avanti con una rete da cineteca di Matteo Sacca che sfugge a Schiaroli e fulmina l'incolpevole Pellegrini. Anche in questo caso il Montevarchi replica subito e al 20° Donatini delizia gli oltre 50 tifosi giunti dal Valdarno al seguito con un sinistro secco che vale il 2-2. Il finale tuttavia è di assoluta sofferenza per il Montevarchi per la fiondata di Sacca alla mezz'ora, prima che esca tra gli applausi, e nel recupero la grande parata di Pellegrini su Bagnai e la chance fallita da Tommasini.
si salva col fiatone l'Aquila, ma il punto fa classifica. Noi adesso diamo la linea alla pubblicità, ci fermiamo esattamente per un minuto, poi rientriamo al rush finale del nostro programma. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendi pizza o stendi piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Andiamo a vedere anche con la grafica il prossimo turno di Serie D che vede Aquila, Montevarchi, Tuttocuoio, Castelvetro, Lentigione, Correggese, Romagna Centro, Fiorenzuola, Imolese, Forlì, San Maurese, Pianese, Colligiana, Rimini, Mezzolara, come detto poc'anzi, Sasso Marconi, Vigor, Carpanito, Villa Biagio, San Giovannese, San Sepolcro, Sporting, Trestina. Chiudiamo questa puntata dedicata al calcio femminile. Ieri c'è stata una giornata importante anche per il Rimini femminile, che ha perso purtroppo tra le mura amiche per 2-4. Andiamo a vedere il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. A Rimini, ma in serie in big match per la sesta giornata di campionato tra Rimini e Correggese, padrone di casa, alla ricerca della prima vittoria di stagione, Correggese che vuole ottenere il successo in esterna. La tensione si avverte sulla famiglia Montebelli, più a del calcio d'inizio. Nicola e Sabrina sono le facce di questo Rimini. Padrone di casa subito avanti con la performance di Taburini, che a tu per tu con l'estremo ospite non si fa pregare per il vantaggio locale. Le biancorosse esprimono un buon calcio, ma sono le ospiti a rendersi pericolose con un micidiale 1-2 tra Corbelli e Toma, con provvidenziale chiusura della retroguardia riminese. Al 25esimo, dopo una piccola sofferenza, il Rimini perviene al raddoppio. Fiumana beffa con una pallombella velenosa all'estrema righi per il 2-0 delle padrone di casa, che forse gongolano un po' troppo, permettendo alla Correggese di rientrare in partita due minuti più tardi. Calcio di punizione di Corbelli, Villucci ci mette i pugni, ma sulla respinta si avventa Toma, che riapre le danze. Correggese nuovamente pericoloso da calcio piazzato. Valentina Rossi alla battuta pesca Toma, che chiama la presa a terra Villucci. Biancorossa che premono sull'acceleratore. Punizione di Esther Protti, Tamburini manca il tappi vincente. Nuova apertura sulla destra dopo la di Fiumana, con Enrighi che viene murata in corner. Nella ripresa nasce la rimonta della Correggese. Jessica De Gregorio mette al centro un traversone velenoso che Enrighi spedisce sfortunatamente nella propria porta, ristabilendo la parità in campo. Gli ospiti ci credono, Valentina Rossi mette a dura prova i riflessi di Villucci, che si rifugia in angolo. Dall'altra parte punizione di Esther Protti, che termina a lato. Altra punizione, questa volta per la Correggese. Valentina Rossi inventa una parabola pazzesca che sbatte sulla traversa. De Gregorio raccoglie di testa e Lazzaretti, nel tentativo di anticipare la neo entrata Sarti, spedisce il pallone nella propria porta. Sorpasso a questo punto compiuto. La Correggese legittima la prima vittoria nel finale con una spettacolare conclusione dalla distanza di Alice Corbelli. Pallone nel set, nulla da fare per l'estremo Villucci. Nel finale, occasionissima per il Rimini, non sfruttata nel migliore dei modi da Bruschi. Termina qui la sfida che vede uscire le biancorosse allenate a Zenolisi per 2-4 contro la Correggese.
La partita della femminile Rimini Calcio contro la Correggese si è appena conclusa. Qui c'è Sara Fiumana, attaccante della nostra squadra, che ha appena segnato il suo secondo gol. Resta ancora il bomber della femminile Rimini Calcio. Sara, com'è stato segnare questo secondo gol finalmente e parlaci un po' di com'è andata la partita. Segnare il secondo gol è stato sicuramente molto emozionante e bello, come sempre. Segnare è sempre una cosa importante per te perché ti fa credere di più in te stessa, e però è bello anche perché comunque sia stavamo vincendo 2-0 e quindi la partita in pratica ce l'avevamo in pugno. Il problema nostro è che mentalmente ci demoralizziamo, infatti subito dopo il 2-2 siamo scese poco concentrate in campo nel secondo tempo, e si è visto perché loro comunque si facevano la partita e noi purtroppo abbiamo solo potuto guardare e farci comunque sia fare due gol un po' banali, però gli errori comunque sia servono, e speriamo che la prossima partita possiamo portare a casa un risultato importante, perché oggi ci credevamo molto e pensavamo comunque sia di potersela portare a casa e finalmente di festeggiare, di esultare tutti insieme qua a Romeo Neri nel nostro stadio. Sarebbe stata una bellissima emozione e sarebbe stata la prima partita in campionato che vincevamo, e purtroppo non è andata così, però il calcio anche questo, e speriamo la prossima partita di migliorare e di poter portare a casa un buon risultato per la classifica, e poi quel che sarà. Concludiamo questa puntata ricordandovi prima il consueto appuntamento del lunedì sera dalle ore 19.55 fino alle ore 20.40 con calcio di rigore, tutto sul calcio locale dall'eccellenza romagnola fino alla prima categoria Romagna con una finestra sulla promozione marchigiana, e poi dalle ore 20.45 tutto sul Rimini Calcio in Sport Hub. Daniele Emanuelli, veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata. Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi.